Crepuscolarismo. Ne avete mai sentito parlare? A che periodo si riferisce questa definizione? Chi sono i poeti crepuscolari? Insomma, cosa vuol dire crepuscolarismo? In questa lezione risponderemo a tutte queste domande con i 5 punti che ci aiuteranno a comprendere il crepuscolarismo. Punto 1. Il termine crepuscolarismo si riferisce a una serie di esperienze letterarie con caratteristiche comuni, sviluppatesi in Italia all'inizio del Novecento. I primi componimenti crepuscolari risalgono agli anni 1903-4, ma il termine è stato coniato dal critico Giuseppe Antonio Borgese nel 1910, in riferimento ad alcune poesie di Carlo Chiaves, Fausto Maria Martini e Marino Moretti. In un articolo sul quotidiano La Stampa, Borgese parlò di una voce crepuscolare. Il termine crepuscolarismo, da allora, è usato per indicare un gruppo di poeti che proviene principalmente dalle città di Roma e Torino. I due maggiori esponenti del crepuscolarismo sono Sergio Corazzini, di Roma, e Guido Gozzano, di Torino. Anche una parte della produzione del fiorentino Aldo Palazzeschi si può avvicinare ai temi e allo stile dei crepuscolari. Punto 2. Il ruolo della poesia nella società. I poeti crepuscolari mettono in discussione il ruolo civile e pubblico della poesia, fortemente incoraggiato dai loro predecessori. Non credono che la poesia possa partecipare attivamente alle dinamiche del mondo moderno e avvertono la frattura tra i valori classicisti e i valori borghesi. Neanche l'arte, secondo i crepuscolari, è in grado di proporre valide alternative sociali, di porsi in contrasto con la realtà. La poesia e l'arte, dunque, sono in crisi. Faticano ad adeguarsi alle velocità accelerate dell'inizio del XX secolo. Non si può più pensare al poeta o all'artista come a una guida. I crepuscolari si rivolgono verso realtà intime, silenziose e piccole. A tal proposito consideriamo l'emblematico titolo della prima raccolta di Guido Gozzano, La via del rifugio. Comprendiamo che per l'autore torinese la poesia costituisce un luogo riparato, lontano da prospettive ambiziose, slegato dai grandi movimenti storici. La formazione del poeta è segnata dall'influenza d'Annunziana, ma Gozzano avverte la falsità delle pose gloriose e le supera per ripiegare su versanti più dimessi. Punto 3. I temi. I crepuscolari si rivolgono a una realtà quotidiana, quasi banale, svuotata da ogni possibile simbolismo. Scoprono, insomma, la poesia di ciò che è comune. Provenienti dalla classe borghese, non ne esaltano i valori e la propensione verso il futuro, ma ne dipingono gli aspetti minori, quotidiani, incerti, che si collocano al di fuori dei grandi movimenti della storia. Consideriamo ancora Gozzano. Egli, abbandonati gli esordi d'Annunziani, si concentra su temi malinconici, legati a sentimenti delusi, alle menzogne quotidiane, alla misera sopravvivenza dei singoli. Il poeta crepuscolare si considera precario e fragile, ma guarda a se stesso con ironia. Anche per questo non era pensabile per questi autori riconoscersi in un movimento guidato da un programma artistico ben preciso. Uno dei temi affrontati è quello della malattia, privato però di qualunque aura romantica. Molti poeti crepuscolari hanno vite piuttosto brevi, proprio a causa di gravi malattie. Pensiamo a Sergio Corazzini, nato a Roma nel 1886 e morto nel 1907, a soli 21 anni, di tubercolosi. Corazzini si confronta continuamente con il proprio destino, con l'attesa della morte, ma non assume toni vittimistici. Non rende spettacolare la propria condizione di condannato. Punto 4. Il linguaggio e il verso libero. Dal punto di vista stilistico, i crepuscolari propongono una vera e propria rottura con la tradizione e un linguaggio poetico nuovo, lontano da ogni carattere aulico o classicistico. Attingono al mondo della prosa e popolano il loro lessico di oggetti e momenti della vita quotidiana. Cambia il paesaggio sullo sfondo, scorci di provincia, ospedali, conventi. Cambiano i protagonisti, che sono spesso persone situate ai margini della società borghese.
si cantano gli oggetti che, con le parole di Cozzano, possiamo chiamare le buone cose di pessimo gusto. Il linguaggio, perciò, tende anche verso il parlato, che non viene considerato un livello inferiore, ma diventa una fonte di ispirazione. In Cozzano si verificano frequenti scontri e intrecci tra livelli differenti, ad esempio quando citazioni di autori classici vengono utilizzate per creare espressioni colloquiali. Una ulteriore prova della profonda ironia che caratterizza questi componimenti. I poeti crepuscolari scelgono sia forme metriche tradizionali sia versi liberi. Questa scelta rende il numero di sillabe variabile all'interno del verso e sconvolge la forma strofica chiusa. Punto 5. La continuità e la rottura. I modelli del crepuscolarismo sono da ricercare nella Scapigliatura, nelle opere Non civili di Pascoli, nel poema paradisiaco di D'Annunzio. I crepuscolari, però, fanno un passo avanti, non guardano alle cose con compiacimento estetico e non fanno differenziazioni tra oggetto poetico e non poetico. I poeti crepuscolari sono distanti dal futurismo e dalle esperienze delle avanguardie loro contemporanee, ma non bisogna dimenticare che anche la loro poesia è una risposta al disagio che gli artisti e i poeti vivono nella nuova società di inizio Novecento. Il rifiuto della tradizione, del pathos, dell'ufficialità e il loro sguardo ironico verso il ruolo a cui la poesia aspirava fino a qualche tempo prima sono tutte caratteristiche che possiamo definire avanguardistiche. Ora non vi resta che leggere una poesia crepuscolare. La trovate nell'antologia di Repetita.